colori magici, da bianchi a colorati. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su Figaro Art da Francesca. Oggi parliamo davvero di colori magici. Sono colori che conosco da parecchio tempo, ma per tanto tempo non ho saputo come utilizzarli, perché sono davvero particolari. Sto parlando della linea dei perlati di Amsterdam. Questi tubetti bianchi, tutti bianchi, sono in realtà dei gli spettacolari colori perlati. Mi hanno letteralmente rapita. Io questi colori li ho acquistati veramente tanto tempo fa, ma forse più di un anno fa, perché mi piace tantissimo Amsterdam come marchio, lo utilizzo, ho un debole per i colori perlati e per cui insomma li avevo provati quando avevo visto che anche Amsterdam aveva una linea di perlati e ho detto dai, li provo. In realtà nella cartella colori ne esistono 6, se non sbaglio. Io ne avevo acquistati 3 per provarli. Quando era arrivato il pacco, me lo ricordo molto bene, che ho aperto, tirato fuori, tira fuori, tira fuori, ho detto: ma dove sono i miei perlati? Ho detto: ma no, ma non me li hanno mandati. Poi ho detto: cosa sono? Mi hanno mandato un sacco di bianco. Cioè, cosa me ne faccio di tutto sto bianco? No, ho detto: sono sbagliati. Poi controllo, sulla fattura c'erano, ho detto ma, cioè guardo bene e ho capito che i perlati erano questi. E li vediamo da qui, questo è il giallo oro, questo è un violetto e questo è un blu, azzurro blu, ok? E quindi ho detto ah, ok. Sono questi, ma che strano, ho detto sono bianchi, mi ha detto forse il tubetto che è bianco, quindi li apro. Sono bianchi, ok? Li avevo provati con un pennellino su un pezzo di carta e bianchi rimanevano. Cioè, guardavo in controluce, si vedeva un po' l'iridescenza del perlato, ma niente di più. E quindi ho detto, e quindi? Ho detto, ma come si usano questi colori? Cioè, ho detto, cosa ci faccio io con dei colori così? Ho detto, ma come mai Amsterdam ha fatto dei colori che sono senza senso? Cioè, come fai a definire giallo, blu, viola che li stendi e sono tutti uguali? Sì, si vede forse un lieve, lontanissimo alone colorato, ma niente di più. Bah, ho detto no, cioè, questo ci ha delusa proprio, quindi li ho presi e li ho messi sul mio scaffale, parcheggiati là. Sono rimasti parcheggiati lì fino a un paio di settimane fa, quando ho visto un video di Molly Artist, che è una fluid artist americana molto nota, e che li ha utilizzati per la prima volta e ha fatto diverse prove, e ha fatto anche più video su questi colori. E quando l'ho vista, cioè sono rimasta così. Cioè, per tutto il video sono rimasta così. E non so dirvi se per l'effetto strabiliante che si ottiene, che io assolutamente non mi aspettavo perché non avevo capito come si utilizzassero, o proprio se per il mio livello di pirlometro che ho sentito schizzare ai massimi esponenti, proprio perché ho detto, ma possibile, cioè un anno che ce li hai in casa, non ti sei neanche mai messa, no? A provare, a fare prove, a cercare di capire come si potessero utilizzare. Avevo dato per scontato che fossero insensati. E invece, ragazzi, sono spettacolari. E sono letteralmente davvero rapita da questi colori. In questo momento utilizzerei solo questi. Tanto è vero che voglio fare diverse prove, me li voglio studiare piuttosto bene perché ho già intenzione nella mia testa, c'è già l'intenzione di fare poi una big canvas, una tela di grande formato con questi colori qua perché mi piacciono troppo. Però
però ho bisogno ovviamente di studiarmeli, di impararli a conoscere perché sono davvero particolari. Che cos'hanno di particolare? Allora, vanno utilizzati con un colore a forte contrasto. Il loro massimo lo esprimono con il nero. E in questo momento è quello che mi sento di indicare. Cioè, se non li avete provati, dovete assolutamente provarli, ma li dovete provare con il nero, esclusivamente con il nero. E in realtà, ho visto Molly che ultimamente li sta provando anche con delle basi un po' più chiare, li ha provati con un verde acqua e con un colore, un blu indaco, un blu violetto, ma chiaro, cioè colori comunque coprenti, opachi, ok? Per vedere appunto se potevano funzionare lo stesso. In realtà funzionano perché un po' il colore emerge, ma non in modo così esplosivo come emerge con il nero. Quindi io oggi li proverò con il nero. Poi sicuramente vorrò provarli anche con delle altre basi, però credo che comunque valga la pena provare con delle basi scure, cioè a forte contrasto, perché altrimenti davvero non emergono. Cioè, se voi li mettete su una base bianca, non funzionano. E ve lo posso dire perché ho provato. Cioè, nonostante i miei video di Molly, lei ripetesse, cioè abbia ripetuto che col bianco non veniva un buon lavoro. E io ovviamente ho dovuto provare, cioè sono peggio di San Tommaso, che non ci crede se non ci mette il naso. Quindi ho provato, la prima cosa che ho fatto ci ho piazzato un bianco. Non è venuto bene, cioè ho pasticciato, cioè nel senso che il bianco non fa proprio risaltare i colori, cioè se vanno sopra il bianco non si vede, non si vedono. E tra l'altro li ho provati anche col bianco satinato perché ho detto, beh, i perlati di solito sono sempre molto reattivi, col bianco satinato ci stanno bene. Fallimentare, li ha completamente mangiati, quindi bianco no, o perlomeno non con un bianco opaco. Cioè se utilizzate il suo bianco perlato, comunque un bianco perlato credo che, cioè sicuramente mi immagino che possa funzionare. Ma con un bianco di titanio come può essere Amsterdam, io credo di aver utilizzato forse mai Mary, ma c'è un bianco normale, no? No, 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 no. Quindi voglio fare tante prove. Per questo motivo vi dico già che probabilmente vi caricherò un paio di video, cioè faremo una prima parte e una seconda parte. Giusto per non fare un video tipo stile Via col vento che dura 6 ore, ok? Ve li dividerò in due parti e inizierò sicuramente utilizzando il nero e questi tre che ho in casa. Quindi un violetto, un giallo oro e un blu. I colori si preparano normalmente, io comunque li preparo normalmente, una parte di colore 2 di Floetrol. Il nostro ovatrol europeo, quindi nulla di particolare, di diverso dal solito. E il nero utilizzerò un nero economico, credo che utilizzerò quello di Lefranc, gli essenziali di Lefranc, che costa veramente pochi euro, ma anche perché di nero io in casa ho pochissimo, solo mi è rimasto qualcosa di Amsterdam, sto aspettando un piccolo ordine che ho fatto perché sto finendo tante cose e quindi di nero a disposizione ho solo quello e userò quello. E lo preparerò con il Fruitroll. Col Fruitroll le basi o a volte uso i fissativi da muro. E Veronica utilizza il Fissap, le consiglia di utilizzare il Fissap e io l'ho provato, funziona molto bene. E in realtà ne ho provati anche tanti altri di fissativi da muro, secondo me funzionano più o meno tutti, a volte io compro quello più economico che trovo. E adesso vedo comunque quello che utilizzerò, io ve lo scriverò. Se non sul video stesso, come al solito, leggete sotto nelle descrizioni perché prodotti e ricette ve li trovate sempre lì. Quindi inizieremo facendo sicuramente un paddle pur. Ovvero base, metterò una base nera, rigorosamente nera. E sopra farò tante pozzanghere con i vari colori. E poi credo che le distruggerò.
perché sennò diventano delle padelle troppo grosse, anche inclinandole che si allargano, insomma, diventa esteticamente credo che non diventi bello. Altra cosa a cui prestare attenzione, quando li preparate nei bicchierini sono uguali. Cioè, io una volta preparati i miei bicchierini, li guardi contro luce, forse se hai una buona luce puoi distinguere il violetto dagli altri. Ma io tra l'altro quando registro tengo delle luci un po' basse, se no mi fa troppo specchio, non ho ancora trovato delle luci proprio buone per fare i video. E quindi tengo delle luci basse, sinceramente concentrata sulla mia opera. Appoggio i bicchierini qua e là e dopo un po' non sapevo più qual era il giallo, qual era il blu, qual era il viola e li ho messi a caso, quindi non sapevo nemmeno cosa stavo mettendo e dove. Per cui, e sicuramente in queste prove che faremo metterò, scriverò sul bicchierino il colore in modo da avere e da stare attenta dove metto che cosa, per guidare un po'. il lavoro stesso. Quindi inizieremo, ho detto, con un paddle pour, poi voglio provare sicuramente un paddle swipe, quindi sempre base nera, lo vedrete nei video, con tante pozzanghere e swipe sopra, che poi andremo a inclinare. Poi voglio provare lo swipe puro. E poi non lo so, nel senso che di idee ne ho diverse. Ho un pacchettino di tele che ho comprato di recente, sono dei 30x40, quindi lavoreremo su quelle tele lì, intendo farle un po' tutte dello stesso formato e le prove le faremo lì, perché voglio davvero imparare a utilizzarli e studiarmeli bene questi colori perché mi piacciono troppo. Io credo che davvero, a prescindere dal risultato estetico dell'opera stessa, cioè abbiano un effetto wow, ok? Perché comunque se la tela la inclini molto, quindi rimane uno strato sottile, iniziano ad emergere prima, cioè il colore lo vedi già mentre inclini. Se invece utilizzi una tecnica che richiede o comunque decidi, no? Di lasciare uno strato di colore un po' più spesso, allora non li vedi, cioè rimangono tutti molto chiari, magari inizi a intuire qual è il viola, qual è il blu, ma sono molto tenui. Invece esplodono durante l'asciugatura esplodono in tutta la loro bellezza, perché sono davvero bellissimi. Quindi niente, io inizierei con una prima parte, e vi caricherò le prime colate che faccio, adesso guardo se due o tre, vedo anche insomma in base alla lunghezza. E poi faremo anche una seconda parte perché, ripeto, me li voglio studiare e provare con diverse tecniche, per cui insomma caricherò a distanza di 2 o 3 giorni poi un altro video. Anche perché, una cosa che non ho detto, ma in realtà questa cosa non lo so perché sono davvero nuovi e quindi non so se sia per il clima che c'è in questi giorni, oppure se sono i colori stessi, vedo che le tele impiegano molto più tempo del normale ad asciugare. Però tutto è possibile perché sono davvero particolari. Cioè sono dei colorini fantasma, si presentano bianchi, completamente bianchi, e poi veramente esplodono e appaiono in tutta la loro veramente brillantezza e bellezza, sono molto intensi. Ma non voglio farvi perdere altro tempo, quindi occhi al tavolo e vi lascio la visione di questi spettacolari colori. Buona visione!
Thank you.
Thank you.